Vi piace talmente tanto il gusto del dolce che non potete evitarlo, ma sapete che l'eccesso di zucchero vi fa male? Oggi guardiamo la stevia e altre alternative per dolcificare senza farci troppo del male. Bentornati sul canale, io sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition & Lifestyle Coach. Oggi affrontiamo il gusto del dolce, quello che ci piace così tanto, ma così tanto che non possiamo farne a meno. E visto che questa è la situazione, cerchiamo almeno di trovare delle alternative allo zucchero che magari possono darci il piacere del gusto dolce senza fare troppi danni. Ho dedicato diversi video solo in inglese allo zucchero e credo che li girerò nuovamente, questa volta solo in italiano, così nel messaggio non si perde niente, magari dovuto al mio inglese calabronico. In attesa di quei video però volevo parlarvi dei dolcificanti, ce ne sono di tantissimi tipi per cui non riesco ad affrontarli tutti, ma mi parlerò di quelli che credo siano alcune alternative più o meno valide. Ne viene da sé che in questo video non parlo del saccarosio, il comune zucchero, perché appunto stiamo cercando delle alternative al suo utilizzo. Per ogni edulcorante vi darò il suo potere dolcificante in comparazione del saccarosio, che ha sempre valore 1 come punto di riferimento, poi calorie per una dose di zucchero che consideriamo sempre essere un cucchiaino o una bustina da 4 grammi e infine vantaggi e svantaggi. Siete dolci? Volevo dire, siete pronti? Va bene, cominciamo. Numero 1, fruttosio. Il fruttosio è un monosaccaride ed è uno dei due componenti del saccarosio, il comune zucchero, assieme al destrosio, che viene anche definito glucosio. Il potere dolcificante del fruttosio è una volta e mezzo più forte rispetto al saccarosio e le calorie per una dose di 4 grammi sono circa 9 rispetto alle 16 del saccarosio. Vantaggi: ha un impatto minore sulla glicemia, inoltre ha un effetto minore sullo sviluppo della carie rispetto al saccarosio. E poi le calorie sono leggermente inferiori, quasi la metà. Non è uno zucchero sintetico, per cui ha molti studi che ci indicano chiaramente quali sono i livelli di tossicità con precisione. Svantaggi: beh, il fruttosio è sempre comunque uno zucchero molto calorico per sé, anche se leggermente meno del saccarosio. E anche se in entità minore è comunque cariogeno, cioè provoca le carie. Il potere dolcificante del fruttosio non unisce col calore, per cui nel caffè e nel tè non è l'ideale. Poi non dimenticate tutte le bufale sul fruttosio, che bisogna comprare quello estratto direttamente dalla frutta e cavolate del genere. La chimica è chimica. Il fruttosio è una molecola chimica, per cui che voi compriate quello sintetizzato in laboratorio o quello estratto direttamente dalla frutta non cambia niente in termini di salute, sapore e così via. Cambia solo il fatto che costa una cosa immonda, un po' come prendere i soldi e buttarli nel gabinetto e tirare lo sciacquone. Numero 2. Miele. Il miele come dolcificante è molto probabilmente quello più anticamente conosciuto e viene usato in tutto il mondo. Il miele ha circa 304 kcal per 100 grammi, quindi meno del calorico del saccarosio. Questo fondamentalmente perché, essendo in forma liquida, ha un maggiore contenuto di acqua, è composto prevalentemente da fruttosio e glucosio, per cui ha un potere dolcificante maggiore del saccarosio. Vantaggi? È ricchissimo di vitamine e sali minerali, ha un blando potere fungicida e antibatterico e ha una dose di antiossidanti e di aminoacidi. Grazie alla alta presenza di fruttosio dolcifica di più e si può quindi usare in quantità minore. Svantaggi: rispetto al saccarosio, pur potendo dosarlo, non sappiamo mai quanto zucchero e per cui quante calorie aggiungiamo, in quanto la composizione chimica del miele varia in base a molteplici variabili, come ad esempio i tipi di polline, la pastorizzazione, eccetera. Inoltre l'indice glicemico è quasi uguale a quello del saccarosio e comunque molto calorico. Inoltre, come il saccarosio, può provocare carie dentali. Numero 3. La saccarina. La saccarina è un dolcificante che si trova in tre forme diverse: acido saccarinico, saccarina di sodio e saccarina di calcio. È uno degli edulcoranti sintetici utilizzati da più tempo. La saccarina ha calorie zero. Essendo sintetico l'hanno fatto così. Cosa volevate? In più, in base al sale utilizzato, può avere fra i 200 e i 600 volte più forti potere dolcificante del saccarosio. Vantaggi: ha calorie pari a zero, inoltre non viene metabolizzato dall'organismo, per cui non influisce sulla glicemia. È quindi ideale per diabetici o per le diete ipocaloriche. Per gli stessi motivi non influisce in nessun modo sullo sviluppo delle carie dentali. Svantaggi: la saccarina durante le gravidanze può attraversare la placenta, per cui va usata con prudenza. Il suo retrogusto a volte può essere sgradevole, essendo leggermente metallico. Anche nei bambini ne è sconsigliato l'uso. Una nota sulla saccarina è che in passato si credeva fosse cancerogena, per cui alcuni studi sui ratti sembravano portare a un aumento di tumori alla vescica. Però ulteriori studi hanno dimostrato che non c'è correlazione fra le due cose. Numero 4. Aspartame. È un edulcorante composto da fenilalanina e acido aspartico, due aminoacidi, ed è il secondo edulcorante sintetico di questa lista. Ha un potere edulcorante circa due volte maggiore e più potente del saccarosio, inoltre ha calorie pari a qualsiasi altra proteina, quindi circa 4 kcal per grammo. I suoi vantaggi: anche l'aspartame non aumenta la glicemia, per cui è ideale per diabetici, non provoca carie e ha un apporto calorico veramente irrisorio, per cui va bene per i regimi alimentari che tendono a ridurre l'apporto calorico. Non ha particolari retrogusti che ce lo possono rendere sgradevole. Svantaggi: è molto instabile in cottura, per cui non lo si può usare in cucina.
Per motivi precauzionali, così come per la saccarina, è meglio non utilizzarlo in gravidanza o per utilizzo negli infanti. Inoltre, se si è affetti da fenilchetonuria, che è una malattia di carattere genetico per cui non riusciamo a metabolizzare la fenilalanina, non lo si deve assolutamente utilizzare. Anche l'aspartame, come la saccarina, essendo un edulcorante sintetico, è stato oggetto di studi su eventuali effetti cancerogeni, ma ne è stata comprovata la sicurezza. Numero 5. Xilitolo. Lo xilitolo, definito anche zucchero del legno, è un edulcorante che ha un sapore molto simile a quello del saccarosio. È definito zucchero del legno perché industrialmente viene principalmente prodotto dal legno di betulla. Il suo potere dolcificante può essere paragonabile a quello del saccarosio. L'apporto calorico è invece il 40% in meno del saccarosio, per attestarsi attorno alle 240 kcal per 100 grammi. Vantaggi: a parità di valore edulcorante è meno calorico. Ha proprietà di prevenzione della carie, in quanto rimineralizza i denti. Può avere un effetto preventivo nella formazione dell'osteoporosi e può anche prevenire la formazione batterica nelle trombe di Eustachio, il punto di collegamento fra il naso e le orecchie. E si può anche utilizzare in cucina. Svantaggi: ha un effetto lassativo, per cui non bisogna abusarne. Ha comunque un ruolo nell'innalzamento della glicemia, per cui non è propriamente adatto ai diabetici. Pur avendo il 40% in meno di calorie, ha comunque un discreto apporto calorico. Inoltre, se avete vici a quattro zampe, sappiate che è tossico per i cani, per cui state attenti ai vostri pelosetti, che hanno il vizio di mangiare praticamente tutto. Numero 6. Stevia. Siamo arrivati all'ultimo edulcorante. Questo è quello che utilizzo solitamente io. Della stevia non si utilizza la pianta, ma solo gli estratti glicosidi steviolici. Infatti l'uso della pianta stevia è vietato. La stevia, in base al principio attivo utilizzato, ha fra le 200 e le 400 volte più potere edulcorante dello zucchero. Inoltre ha calorie pari a zero. Infatti il nostro corpo non riconosce la molecola come una da metabolizzare, quindi come entra, esce. Cioè, più o meno, non è che esce uguale. Vantaggi: non alza la glicemia, non essendo metabolizzata dal nostro organismo, ed è quindi indicata per i diabetici. Non causa carie, non ha calorie ed è quindi indicata per le diete che debbano ridurre l'apporto calorico. Può essere usata in cucina, in quanto anche cuocendola non viene alterata. Svantaggi: la stevia, a dosaggi alti, ma molto 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 alti, è tossica. Ma se siete in grado di mangiare 400 bustine di stevia al giorno, beh, avete altri problemi. Ha un retrogusto molto forte che può ricordare la liquirizia, quindi può inficiare il sapore dei cibi. Può provocare distensione addominale. Per i diabetici e per chi ha problemi di pressione si dovrebbe prima consultare il medico, in quanto può interagire con alcuni farmaci specifici per queste patologie. Beh, anche per oggi la mia ve l'ho detta. Scegliete il dolcificante che preferite di più in base ai vostri gusti e mi raccomando, non esagerate. Quelli in commercio, e se sono in commercio specialmente nell'Unione Europea, sono sicuri. La EFSA controlla tutto. La video ricetta di questo sabato sarà sul curry vegetariano o vegano, un modo per mangiare esotico ma allo stesso tempo per avere una bomba di salute senza esagerare. Se credete che il cibo indiano non vi piaccia, capirete che facendolo in casa sarà totalmente diverso. Vi ricordo che tutti i miei video sono anche pubblicati come podcast, per cui solo in audio, nel caso non abbiate il tempo di stare a guardare, ma volete solo ascoltare il podcast mentre fate tutt'altro. I miei podcast li potete trovare su iTunes, Spreaker e Spotify, basta che cerchiate Pasquale Riganello, che sono io. Vi ricordo che sono sui social networks come Facebook ed Instagram e da poco anche su Twitter, e poi su YouTube, dove pubblico solo ed esclusivamente i miei video. Se siete curiosi su chi sono e cosa faccio, potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Bene, vi lascio andare per oggi e mi è solo rimasto da dirvi eat well, live well and smile, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!